Finalmente, finalmente siamo frenati alla vittoria. Vittoria direi più che meritata. Prestazione non ottima, ma buona. Decisamente buona, perché comunque soprattutto in confronto alle ultime partite, diciamo, c'è stato sicuramente un miglioramento dal punto di vista sia del gioco e anche della voglia. Non male. E appunto del gioco voglio fare anche i miei complimenti, tra virgolette, complimenti, però a Luci, che io tutte le volte, a malincuore davvero, tutte le volte sono uno dei primi a criticarlo, perché comunque io ho visto Luci in passato, soprattutto anche l'anno scorso, nella Serie A, diverso, e appunto, tracciando la partita di oggi, cioè, l'ho visto completamente giù, diciamo. E quindi voglio fare un fatto i complimenti a Luci, perché oggi, sia dal punto di vista che della voglia, che a parte che tutte le volte lui bene o male ce la mette, più o meno, però soprattutto le cose fatte a modo, oggi appunto sono state meno male, maggiore le cose fatte a modo, piuttosto di quelle, diciamo, sbagliate, ecco, tralasciando il fatto che abbia fatto gol, intendo, comunque, diciamo, ha fatto delle buone triangolazioni, ha fatto dei passaggi a volte, non dico chiave, però dei buoni passaggi, non ha sbagliato passaggi del cazzo come a volte sbagliava, che magari faceva dei lanci, dai, dei lanci, ma cambia il gioco, cioè l'avversario per prima palla all'avversario, vabbè. Questo è sì, quindi bravo Luci, e speriamo che si arrivi un auspicio per le prossime partite. E appunto, dicevo, una buona prestazione, una prestazione, ho visto appunto, una prestazione causata appunto da, come ho già detto, da un briciolo in più di gioco. Non dico che c'è stato un cambiamento da così a così, però diciamo che c'è stato un cambiamento, un miglioramento, diciamo, per quanto riguarda un po' la regia del gioco, ecco. Il centrocampo oggi c'era, per farvi capire. Sarà perché non c'era Bejanti, anche se è entrato dopo, sarà per altri motivi, non lo so. Resta di fatto che comunque il centrocampo c'era, e infatti, a parer mio, e infatti, guarda un po', guarda caso, sono andati a vincere. Chiaramente non è che si vince solo se c'è il centrocampo e successi perdono, no? Si va in 11 in campo, però il centrocampo, secondo me, non dico che è il ruolo più importante, cioè il reparto più importante, quello no, perché ognuno ha la sua importanza, però diciamo che quando appunto il centrocampo non riesce a, tra virgolette, controllare un po' il fulcro, veramente il parolone, del gioco, la squadra ne subisce tanto. E invece oggi, a parer mio, ripeto, il centrocampo c'è stato, non dico in maniera ottimale, ma in maniera buona, si è fatto sentire, a partire dal punto di prestazione, come ho già detto, di Luci, anche Pires, che tralasciando il super mega gol che ha fatto un signor gol, tralasciando questa lì, che lui si è dato da fare. Le fasce hanno fatto il loro lavoro per quanto riguarda la fase offensiva che difensiva e tant'altro. E oggi, appunto, voglio fare anche lì i complimenti al centrocampo. Chiaramente la vittoria va anche data all'attacco, soprattutto, perché oggi ormai sono miei complimenti. E da fare anche complimenti al signorino con il numero 26, no? Sulla maglia, ovvero Siligardi. Ragazzi, io Siligardi rimango di idea che sia uno dei giocatori per la categoria più forti quest'anno, e che ci siano, ma non perché ci siano noi, ma perché è la verità e l'ho sempre detto. E infatti sono contento matto quando fa queste prestazioni lì. Ma oggi prestazione mostruosa da parte di Siligardi, anche lui tralasciando il fatto che abbia fatto gol. E che gol, anche bello, che ha tirato una bomba nell'angolino da fuori area. Bravo. No, che lui si è dato parecchio da fare, ha fatto certe cose, anche l'assist sui gol di Luci, che lui Siligardi ha fatto una discreta partita. E quindi niente, anche il fa un'altra ossa, ora andando un po' alla difesa, ormai tra le ossa va la difesa, anche oggi ho visto già un Cecchirini più motivato, più tralasciando il fatto che tre volte ne prende sempre quei cazzi di artiglieri, almeno una partita, mi dico sì, anche in conto alle statistiche, però lo va sempre a prendere. Però in parte l'ha fatto una buona partita anche lui, era partito un po' sbandatello, chiamiamolo così, però si è rifatto, meno male. E appunto, no, vabbè, portiere bravo, mazzo, e sapevo niente, ormai abbiamo fatto tre parti, vabbè. No, comunque ripeto, una buona prestazione, un'ottima, perché purtroppo intanto ci sono sempre qualche errorini, magari soprattutto dal punto di vista, in primis, a volte si entra, cioè pronti via, la concentrazione a volte, cioè,
Meno male poi abbiamo reagito subito, per l'amor di Dio. Però se viene analizzato, tra virgolette, un po' la partita, si parte con il Livorno che pronti via, soprattutto fino a che non ha preso il gol e poi lì lentamente è andata a migliorare. Livorno, un dio assente, ma siamo lì lì. Poi vabbè, si è preso in conto, culo, cioè, fortuna, per l'amor di Dio, che fa, che ha Ciraulo, se non sbaglio, si è avvitato il pallone lì. Però... Perché hai cambiato il pallone lì? Perché evidentemente hai fatto, tra virgolette, un errore prima, hai fatto tirare un giocatore di Tenara, questo purtroppo non mi ricordo il nome prima, che poi vabbè appunto l'azione la vedrete o per chi l'ha già vista, insomma come l'Aiz. Diciamo che il problema del Livorno, secondo me, è che oggi si è visto che è un problema assolutamente risolvibile, perché sta tutto lì, è il fatto che la maggior parte delle volte, non sempre, però... Diciamo, si sveglia dopo che ha preso il primo gol. Diciamo che fino a che la prende non si sblocca è un po' traballante. Poi meno male, e meno male, alla fine riesce a, tra virgolette, tirarsi su anziché andare giù, dopo che ha preso il gol, fa un'altra partita dopo. Però tutte le volte, anzi ripeto, la maggior parte delle volte ci si sveglia dopo aver preso il primo gol. E infatti oggi secondo me è stato un esempio lampante, perché comunque la partita Livorno non ha fatto dopo aver preso il gol. Dispiace il fatto che butti via dei minuti preziosi, se non sbaglio oggi quanti sono stati? 15, una quindicina, no, più o meno, di primo tempo. E niente, questa è una cosa, l'unica pecca che secondo me non ha fatto diventare la partita di Livorno ottima, così come la dormita che meno male poi non è stata finalizzata, mettiamola così, dalla Ternana sul calcio di punizione, non mi ricordo di chi è. Che questo lì a 2 metri, ma no, 2 metri no, 1 metro alla porta di testa, l'ha buttata sopra la traversa. Vabbè, ci può stare, come dire, però è difficile, cioè, è il classico esempio, anzi il classico episodio che bisogna dire è più facile farlo che sbagliarlo, ecco, mettiamolo così. Comunque la rivercia è più difficile sbagliarlo e farlo, insomma, vabbè. Comunque spero avete capito, secondo me. E niente, quindi sono contento per la vittoria, perché poi alla fine quello che conta è la vittoria, secondo me, cioè specialmente io parlo, alla fine si può giocare anche di merda, ma se poi alla fine si vince va bene così, alla fine ho 3 punti. E niente, speriamo, tra virgolette, mi tocco coglioni, me lo dico come sempre, che sia stata la botta, no? Ci faccia un po' rigenerare, riprendere l'ossigeno, mettiamolo così, per poter poi appunto finire, cioè finire. Sempre tanto, però fare ancora un buon campionato, perché comunque le possibilità, come ho sempre detto, secondo me ci sono, perché a livello di qualità il Livorno, a parer mio, è una delle squadre migliori che ci siano quest'anno in Serie B. E ripeto, come dico sempre, non è che lo dico perché sono livornese o perché sono picchiato tipo Livorno, ma perché a parer mio è la verità, la voglia di dire. E niente, boh. Diciamo che altre cose non c'ho da dire, a parte il fatto che mi dispiace tantissimo, però la devo dire. Questo Biagianti. Allora, Biagianti, tra virgolette, per fortuna, brutto da dire, ma la verità, è entrato dopo. Appena è entrato lui, Dio al centrocampo, perché comunque ormai la squadra della partita era bene o male stata decisa, no? Per giù. Però per quanto riguarda lui, io non capisco come mai. Boh. Cioè, perché io ho visto magari qualche partita di Piacente quando era il Catania, me la ricordo, poi non è che seguo il Catania, però mi ricordo, ma non era così. Forse fa certi dormiti, certi errori, tra virgolette, stupidi. Io non capisco. Pure in teoria è un giocatore che le qualità ce l'avrebbe, no? Non riesce, diciamo, è un Zapplia il bimbo. No, dispiace, però ora mi ora secondo me è giusto tenerlo in panchina e farlo entrare come oggi. Peccato, perché sarebbe un buon centrocampista, però Antonio, se non ci sei, per mettere a parte rischiare, magari non fa giù a altri giocatori che al contrario tuo invece sono in forma, personalmente, cioè, secondo me la vedo così, personalmente parlando la penso così. E poi niente, dai, le altre cose, se Dio vuole, anche questa è una cosa in più, poi finisco il video. Gelain questa volta, diciamo, ha messo in campo, secondo me, una delle meglio formazioni che potessi mettere, e niente. Fatta partire gli Elenici titolari,
come ho sempre detto, questo è uno dei ragazzi, sì, vai, che mi ha stupito perché all'inizio là dicevo, se non è lui, sarebbe andato o lo mandi via in prestito, se no lo mandi via definitivamente. Invece meno male, ma sto peso è migliorato, secondo me tanto, si è adattato un po' al gioco e fa molto comodo anche lui. Ecco, l'ultimo mosso, poi davvero finisco. Peccato del vantaggiato perché oggi penso che abbia cercato in tutti i modi di fare gol. Il poveraccio non ce l'ha fatta. Speriamo la prossima, no? Che magari la faccia la prossima. Si va giù alla Spezia. Alla zona Spezia, controllare lo Spezia. Non lo so come si. Io dico lo Spezia. Che partitaccia, però. Oh, va bene, no? Vabbè, via, detto questo, vi saluto, ci vediamo nel prossimo video, se non sbaglio ci dovrebbe giocare venerdì, quindi il video o esce venerdì, no, faccio uscire sabato, quindi la regola del video prossimo dovrebbe uscire sabato mattina, insomma, perlomeno, primo pomeriggio al massimo e niente, appunto ci rivediamo la prossima volta, via. Ciao a tutti e andiamo, si è vinto, ciao!